Ciao amici di Amazon, da DJ Mister 15. Io oggi voglio rifare questa prova di questo speaker perché purtroppo per problemi tecnici oggi mi sono attrezzato di videocamera. Il video precedente non era venuto granché, quindi voglio rifare perché effettivamente questo prodotto merita un'opinione particolare per le prestazioni, insomma, che poi riesce a dare. Stiamo parlando dell'Anker Pocket Bluetooth Speaker. Inizio subito col dire, lo speaker ha possibilità di essere collegato tramite Bluetooth NFC oppure tramite il cavetto in dotazione con una presa jack in jack da 3,5, quindi penso ad un PC, a uno stereo, a un telefono, un MP3, insomma, più svariati utilizzi. Andiamo ad aprire la confezione. Apro se riesco ad aprirla. Allora, all'interno troviamo un coupon con tutti i numeri per l'assistenza, insomma, in caso di problemi, una manualistica del prodotto, qui ci sono le specifiche tecniche, quindi del prodotto stesso in inglese. In italiano non ci sono, però insomma si riesce a capire tramite le figure, comunque non è difficile da configurare. Allora, passiamo al prodotto. Il prodotto, eccolo qui. Questo cubetto, questa tazzina di caffè, che poi effettivamente io, ripeto, faccio le mie opinioni in modo più sincero e possibile. Cerco di dare un'esperienza di utente normale. Io quando l'ho aperto ho visto questo speaker, sinceramente avevo i miei dubbi su come potesse riprodurre la musica e infatti poi, però poi sono stato prontamente smentito. Tra poco sentiremo le prestazioni del dispositivo. All'interno, sempre compreso nella confezione, devo dire che Anker è particolarmente attenta al materiale, al design, alla dotazione. Io ho provato altri dispositivi di questa casa e devo dire che ho trovato sempre nei prodotti utilizzati un'ottima dotazione e dei buoni materiali con un design particolare, insomma, attenti anche al design. All'interno abbiamo questa pochette in Alcantara grigio, dalla buona costruzione, quindi per riporre lo speaker. Abbiamo in dotazione due cavetti, un micro USB, pin jack da 3,5, perché come vi dicevo, il dispositivo può essere collegato tramite micro USB a un'uscita da 3,5, quindi quella che normalmente l'uscita delle cuffie, l'uscita delle cuffie per tutti i dispositivi, è ad ascoltarlo sul dispositivo, sullo speaker. Qui abbiamo invece poi il cavetto per ricaricare. Io ho utilizzato un caricatore Samsung da 2 A o 1,5 A, non ricordo. Circa 2 ore e mezzo ho ricaricato completamente il dispositivo. Mi soffermo un attimo anche sulla parte dell'autonomia perché il dispositivo ha veramente un'autonomia ottima, calcolando la grandezza di questo prodotto, una riproduzione continuata di 12 ore all'80% di volume a me sembra un buon risultato. Io l'ho utilizzato per 4 giorni con 2-3 ore al giorno, quindi ci siamo più o meno su quello dichiarato. L'ho utilizzato per 2-3 ore al giorno per 4 giorni, l'ho ricaricato la prima volta ieri e niente, in 2 ore e mezzo era completamente carico. Abbiamo proprio la possibilità di visualizzare la carica residua tramite il tastino qui di accensione blu quando il dispositivo è ancora carico. Si colora il rosso quando il dispositivo deve essere ricaricato, quindi abbiamo questa visualizzazione a portata di mano.
Sul posteriore abbiamo una micro USB che appunto tramite la cavetteria può essere utilizzata per ricaricare il dispositivo oppure per collegarlo a fonti esterne tramite la presa pin jack. La costruzione, ripeto, è davvero buono, compatto. Ricordo che all'interno c'è uno speaker da 3 watt e sinceramente stento a crederci, addirittura dotato di un subwoofer passivo, e infatti ora vi farò ascoltare questo dispositivo come suona e poi voi giudicherete. Lo accendiamo, io l'ho collegato tramite NFC, funziona tranquillamente. Ora lo tengo collegato al mio Note 3 tramite Bluetooth. Ecco, ha già riconosciuto il mio dispositivo e adesso vado ad inserire della musica. Sto utilizzando una radio in streaming, quindi una fonte a 128k abbastanza buona, e vi farò ascoltare come si sente. Alziamo. You don't care. Non so se riuscite a percepire, ma cioè il suono viene su forte, pulito, e c'è, sentite? Addirittura c'è una presenza di bassi incredibile, poggiato così rende ancora di più. Voglio abbassarlo perché effettivamente suona così forte che non riesco nemmeno a parlare. Avete ascoltato che c'è addirittura una presenza di bassi non indifferente. Ora non aspettiamoci un impianto hi-fi di 2000 euro, ma per la grandezza di questo io sono rimasto letteralmente impressionato. Ripeto, do un'opinione sincera, non posso non essere, come dire, non trovo nemmeno le parole per descrivere questo piccolo prodotto. Io ho altri prodotti di più grandi, ma di questa grandezza sinceramente è la prima volta che utilizzo un prodotto del genere che mi dà una risposta così forte, limpida, addirittura con dei bassi. L'ho utilizzato appunto in mobilità, poi si differenzia proprio per questo con gli altri prodotti. Perché? Perché lo metto in tasca, l'ho messo in tasca, io uso uno zaino, ho trovato ancora più comodo portarmelo dietro. Però sta bene in una tasca nel momento del bisogno, cioè poi si apprezza questo prodotto quando lo si utilizza. Portarsi dietro uno speaker, ci sono speaker più grandi, più prestanti a livello sonoro di questo speaker, ma si apprezza poi la qualità, l'utilità di questo prodotto perché ha una portabilità eccezionale. Ripeto, visto il costo, io sinceramente avevo i miei dubbi sulle sue prestazioni. Attualmente, dopo averlo provato, sinceramente ne consiglio l'utilizzo. Ora siamo sotto il periodo natalizio, qualcuno che volesse fare un regalo io penso che sia indicato. Forse a primo impatto vedere un cosino del genere potrebbe sembrare un regalo un po'... Invece poi quando lo si sente suonare veramente si resta a bocca aperta. Io, ripeto, utilizzo diversi prodotti, ho testato diversi prodotti di questa fascia, ma anche altri, e sinceramente da questo mini speaker sono rimasto letteralmente stupito. Io vi ringrazio come sempre, scrivetemi privatamente se avete domande ulteriori oppure consigli su come trovate le mie video prove. Io vi ringrazio da DJ Mister, quindi alla prossima video prova.